una sega è una sega, unità di misura. Secondo me quattro seghe equivalgono a una scopata. Talvolta però ci sono scopate meno riuscite, che allora valgono se no due seghe. A essere sinceri, Marcella non valeva una sega. Siccome le seghe sono una gran cosa per noi maschietti, e ne sa qualcosa questa qua, si potrebbe dire che una sega ben riuscita valga addirittura una scopata così così, e pertanto due seghe ben riuscite equivalgono a una scopata buona. Secondo le mie statistiche personali, una sega e mezza ben riuscita equivale a una sveltina. Vi assicuro comunque che una scopata con Nora equivaleva a sei seghe. Una scopata con Stefania valeva per Dio tre scopate fatte con Nora, e pertanto se la matematica non è un'opinione valeva 18 seghe. Visto che siamo in argomento, vi confesso che Donatella non sapeva scopare, ma in compenso sapeva fare delle seghe meravigliose. Diciamo pure che una sega fatta da Donatella equivaleva a due scopate fatte con Nora, ossia 12 seghe fatte da solo. La donna bomba della mia vita è stata Rossana. Una scopata fatta con Rossana valeva 12 scopate fatte con Nora, ossia 72 seghe fatte da solo. Se dividete 72 per 12, saprete a quante seghe fatte da Donatella corrispondeva una scopata fatta con Rossana. Ma la divisione fatela voi, perché io di matematica non ne so una sega. Thank you.